Maestro, prego, il can-can! Proiettili per l'ultimo dei critici teatrali. Proiettili per la salvezza delle vostre anime. Giovanotto, vedo che ti piace il mio arguto cartello. C'è posto per tutti in questi sotterranei. Assassini, prostitute, tiranni, cambiavalute, perfino contadini, maledizione. Sono tutti i benvenuti, anche certi attori cani. Io vivo al teatro dove respiro i miasmi della decadenza del Bolshoi. La stazione è sovrappopolata dai fantasmi dell'opera. Ma c'è posto per il miglior critico del nostro grande paese? Eh no! Io dico la verità e mi ripagano con insulti e povertà. Dico, disonorate il nome del Bolshoi! E loro rispondono, ora il Bolshoi siamo noi, solo noi! Sono immuni alle critiche, preferiscono il denaro all'arte. E questi poveracci che attraversano tutta la metro per vedere il glorioso Bolshoi vengono ingannati. Dicono che solo chi ha la pancia piena si interessi all'arte. Eppure, mio giovane amico, io dico che anche agli affamati serve l'arte, perché pensare a questioni elevate attutisce il dolore dello stomaco vuoto. Purtroppo però, la vera arte è scomparsa da 20 anni. Ciò che rimane sono rifiuti profani. E quindi la mia fame persiste. Ti andrebbe di fare omaggio a ciò che abbiamo perso donandomi un proiettile?